parte, che è bellissima, ma all'interno di un'idea di stare come Bologna saldamente nella cultura del contemporaneo, sia nelle attività teatrali che nelle attività della musica, dello spettacolo e del cinema. Io penso che possiamo farcela se prendiamo esempio da giovani persone come Marino Golinelli, che qua è in prima fila. Ci ha dimostrato con i fatti che è possibile tenere insieme cultura umanistica, ricerca scientifica, innovazione tecnologica, facendo di questo un punto fondamentale di prospettiva dell'economia della conoscenza della nostra città. Su questo io credo dobbiamo muoverci, dando valore a tutto quello che siamo riusciti a consolidare in questi 5 anni e approfittandone per un ulteriore rilancio, un ulteriore posizionamento della nostra città e della sua reputazione a livello europeo e a livello internazionale. Prima dell'incontro abbiamo fatto con Virginio alcune prove concrete della grande centralità che Bologna sta attribuendo agli investimenti nel settore della cultura. Cominciare dall'eccellenza è davvero mondiale di cui dovremmo, italiani e bolognesi, essere orgogliosi, che la Cineteca, il laboratorio di restauro, che è un'eccellenza mondiale. Poi abbiamo visitato il futuro cantiere del Modernissimo, che è veramente un grande recupero in pieno centro, in piena piazza, è un luogo affascinante, insomma, che da solo potrebbe rappresentare la storia del cinema. Poi abbiamo visto velocemente la mostra di Opera, insomma davvero un'altra prova della grande centralità che Bologna ha conquistato in questi anni, su cui abbiamo sentito come non lo può continuare a investire.